In un finale di stagione che verrà vissuto con l'occhio sul campo dove gioca il Genoa e l'orecchio su quello dove gioca la Samp, la motivazione più forte che può spingere i tifosi rossoblù a sperare di battere il Brescia non arriva dall'obiettivo di superare il prima possibile quota 40, ma da quello di affossare un nemico storico del Grifone come Beppe Iachini, attuale allenatore delle Rondinelle. Iachini, che sarà in tribuna per squalifica, è visto come fumo negli occhi dai sostenitori del Grifone per due precedenti avversi ai colori rossoblù, entrambi lontani ma anche indimenticabili. Iachini era ancora un centrocampista di quantità nel giugno 1997. Al penultimo turno il Genoa di Spinelli si presentò a Ravenna contro una squadra già salva. Con la vittoria la promozione in Serie A sarebbe stata certa, ma i rossoblù si trovarono di fronte a un avversario con il coltello fra i denti che picchiò e lottò senza sosta dal primo al 90° minuto. In panchina Walter Novellino, in mezzo al campo un Beppe Iachini incarognito e determinatissimo, come se si giocasse lo scudetto. La partita finì 1-1, pareggiò Masolini su rigore, rossoblù superati da Lecce e Bari e Serie A sfumata. Fu in pratica l'ultimo atto di Aldo Spinelli. Il ricordo più fresco risale invece al 5 giugno 2005. Al Genoa di Cosmi e Preziosi, con una carovana di tifosi al seguito, bastava vincere contro il Piacenza al Garilli per avere la certezza della Serie A matematica. Sulla panchina piacentina ecco però Beppe Iachini, battagliero, polemico e carico a mille, così come i suoi giocatori in campo. Furono 90 minuti di battaglia con i gol di Stellone e Marco Rossi che non bastarono per il successo. Pepe e Di Vicino su punizione fissarono il 2-2 con tanto di mega rissa finale e epilogo la settimana successiva in casa con il Venezia con le conseguenze che tutti ricordano. Iachini quel giorno entrò definitivamente nella lista nera dei genuani. A distanza di 6 anni non sono pochi quelli che vorrebbero prendersi una piena vendetta sportiva affossando la sua squadra. Obiettivo già centrato 2 anni fa con Novellino, altro nemico storico del Genoa e padre putativo proprio di Iachini fin dall'inizio della sua carriera di allenatore. S-O-S,